Sono Donato Colasante, sono candidato per la lista di cui il sindaco Angelo Orlando. I guardiesi mi conoscono, avendo partecipato per diverse competizioni elettorali, sia per quanto riguarda il Consiglio Comunale e per altre competizioni elettorali di carattere regionale e provinciale. Ho amministrato questo comune con diversi sindaci, ho amministrato con il professor De Lucia, ho amministrato in qualità di assessore con Franco Caramanico e da ultimo, negli ultimi 5 anni, sono stato all'opposizione in quanto ho capeggiato una lista di Guardia Greve Democratica e in questi 5 anni del mio impegno politico è stato quello di cercare quotidianamente di fare gli interessi della comunità a prescindere la posizione in consiglio comunale in quanto rivestivo la carica di consigliere d'opposizione. Durante questi 5 anni il mio impegno è stato sempre continuo nel cercare l'unanimità all'interno del centro-sinistra. E fino all'ultimo momento, quando era quasi impossibile, sembrava che fosse impossibile trovare l'unità del centro-sinistra Guardia Greve, il nostro impegno con determinazione ha fatto sì che riuscissimo a presentare una lista del centro-sinistra di cui sono onorato di partecipare, avendo come candidato sindaco il senatore Angelo Orlando, che è una persona che ha un'esperienza amministrativa di lunga data e quindi sicuramente riuscirà ad amministrare con la collaborazione di tutti in modo onesto questa città. Guardia Greve sta vivendo, come tutti gli altri paesi, situazioni di crisi dovuta alla crisi internazionale, alla crisi regionale e soprattutto anche a un abbandono da parte di alcune attività produttive che nel passato Guardia Greve era l'occhio, aveva come attività principale il settore calzaturiero. Ho deciso di ricandidarmi ancora una volta con la lista capeggiata dal senatore Orlando perché penso di poter continuare a dare il mio contributo, forte della mia esperienza, forte anche della conoscenza del territorio e forte anche dei legami forti che ho con questa comunità. Cercherò di portare la mia esperienza all'interno del Consiglio Comunale, come ho sempre fatto, e spero che i cittadini di Guardia Greve possano ancora una volta dare la loro forza a una lista unitaria di centro-sinistra, perché i valori della solidarietà, i valori del bene comune sono più importanti di qualsiasi altra cosa. Grazie.